Prima edizione del TG Veneto News, ben ritrovati e buona domenica. Iniziamo dai tamponi, sono tutti negativi, i tamponi agli 11 stranieri scaricati da un pullman che poi si è dato alla fuga nel Padovano. Nel frattempo però ci sono nuovi focolai nella regione e l'indice del contagio in Veneto, il famoso R-Conti, è il più elevato in Italia. Sentiamo. Campo d'Arsego tira un sospiro di sollievo. Sono tutti negativi gli 11 stranieri sottoposti a tamponi dopo che nel pomeriggio di ieri una corriera poi svanita nel nulla li aveva scaricati in strada. 11 cittadini bengalesi e pakistani provenienti dalla Lombardia diretti in Emilia-Romagna. Il sindaco ha notificato loro l'obbligo di presentarsi in prefettura. È mistero invece sui connazionali che viaggiavano con loro nel pullman, una ventina fuggiti a piedi per i campi. Sono soprattutto giovani ed extracomunitari, lavoratori stagionali e badanti, i nuovi veicoli del Covid. L'indice del contagio non riesce a scendere sotto il livello di attenzione. Il Veneto è la regione italiana con l'RT più elevato, 1,2. I focolai non accennano a diminuire. Dopo i cluster di Vicenza e Belluno, ora sono una ventina. Padova, Treviso e Jesolo, i nuovi casi. L'andamento è appunto un andamento che vede qualche focolaio in più. Ricordiamo appunto che i focolai appunto vengono definiti quando ci sono due casi positivi. Abbiamo la maggior parte dei focolai di oggi sono focolai di importazione, ossia di persone che sono tornate. Anche stamattina nei 4-5 casi che ci sono per la maggior parte, a parte una signora anziana, tutte di persone straniere. 10 nuovi positivi in tutto nelle ultime 24 ore, un picco anche nelle persone finite in isolamento, 74 in più. Tra i nuovi contagiati, 3 persone legate al focolaio di Treviso con la badante kosovara trovata positiva, tra di loro anche 2 bambini di 5 e 8 anni. Sono tutti in quarantena, controllati dai servizi sanitari. Sono persone però quasi per la maggior parte asintomatiche o comunque con sintomi molto lievi. Infatti sono per la maggior parte, noi abbiamo l'incidenza sugli ospedali minima, abbiamo un ricoverato, uno o due ricoverati, le persone più anziane, gli altri sono tutte persone insomma, che sono a domicilio e quindi controllate a domicilio. E a proposito di contagi e soprattutto dei sopravvissuti del Covid, sono 60 quelli sopravvissuti dopo essere stati in terapia intensiva tra la vita e la morte all'ospedale di Vicenza. Per loro è stato istituito un ambulatorio specifico gestito dai pneumologi dell'ospedale San Bortolo. Sentiamo. Sono persone che stavano bene, tempo di mezz'ora sono morte. L'incubo della morte piombava improvviso nel reparto Covid e il terrore attanagliava i pazienti dei letti vicini. E quindi il dramma di vedere il morto vicino, e se capita a me. Allora cominciarono a dirti, guardi, io questo può dire a mia moglie che... Il reparto di pneumologia è stato l'anello di congiunzione tra rianimazione e i reparti di degenza, da cui sono passati tanti malati e chi ce l'ha fatta ora deve continuare a essere monitorato. Noi adesso stiamo facendo tutti i controlli con l'ambulatorio dedicato per il Covid-19 nelle persone che si sono contagiate. Abbiamo distinto 4 diversi livelli. L'ultima categoria è quella dei pazienti più seri che hanno avuto un ricovero in rianimazione o in terapia semintensiva. Questi li vediamo appositamente noi pneumologi proprio per definire il percorso successivo. E sono previsti dei controlli inizialmente a 1 mese, poi a 3 mesi e a 3 mesi di 3 mesi in 3 mesi. Questi i più seri, diciamo, sono una 60 di persone e pensiamo di continuare a seguirli per almeno 1 anno. E chiaramente non abbiamo uno storico per confronto, quindi dovremo inventarci il percorso in funzione anche del tipo di risposta che avremo agli esami che devono ancora fare. Percorsi lunghi e tutti da costruire, caso per caso, per i sopravvissuti al Covid la strada riserva ancora incognite. Ora più che mai in questa stagione di vacanze, di stabilimenti balneari, di escursioni in montagna, non va dimenticata la regola madre, la mascherina. Usare la mascherina quando siamo in contatto con persone non conviventi, ripeto, seppur amici, lavarsi spesso le mani. E alla mente del primario, che con la sua equip ha lavorato senza interruzione per mesi, tornano quelle emozioni, soffocate sotto strati di lattice, dietro visiere di plastica. Il contatto col paziente è fondamentale, sentirlo fisicamente, no? Parlarci, ma che ti veda in faccia, così, non solo 2 occhi
dietro una montagna di roba, capito? Per questo ti dà distanza, ti dà anche distacco, ti dà la paura, d'accordo? Siamo alla cronaca, è stata scoperta e ci sono delle implicazioni anche in Veneto, la cosiddetta chat degli orrori, dei ragazzini tra i 13 e i 17 anni che condividevano sui social e attraverso il web e anche il cosiddetto dark web dei video raccapriccianti, c'erano violenze, c'erano decapitazioni, c'erano immagini pedopornografiche, è stato sequestrato il telefonino di una quindicenne di Vicenza, sentiamo. 15 anni, studente, in una scuola professionale in provincia di Vicenza. Un ragazzo normale, una famiglia normale, ma con una passione a tratti morbosa per il web, internet e i social media. È il ritratto del ragazzino denunciato dalla polizia postale nell'ambito dell'operazione Dangerous Images. Immagini pericolose, come quelle che gli agenti gli hanno trovato nel telefonino durante la perquisizione che hanno fatto nella sua abitazione. Sono arrivati a lui seguendo le tracce online, lasciati da un coetaneo di Lucca, dopo che la madre aveva scoperto nello smartphone video raccapriccianti e si era rivolta alla polizia. I file facevano vedere suicidi, mutilazioni, torture a persone e animali condivisi dal dark web, ma anche video pornografici con violenze di ogni genere, anche su bambini. La community di ragazzini che si scambiava il video è composta da una ventina di studenti. 7 hanno 13 anni, il più grande 17. Non si conoscevano tra di loro. Comunicavano attraverso il web da mezza Italia. Sono indagati per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Detenzione di materiale e istigazione a delinquere, perché le immagini a volte erano accompagnate da un commento dove si invitava a compiere quei gesti e non semplicemente a guardarli. Le indagini sono partite 5 mesi fa. La chiusura delle scuole prima, il lockdown dopo, potrebbero aver contribuito ai comportamenti criminali. Ragazzi a volte lasciati soli con il PC o il telefonino e non controllati dai genitori. Sicuramente manca un ponte tra generazioni in cui i ragazzi sono accompagnati dal genitore a capire cosa stanno vedendo online. Lo smartphone dello studente vicentino è ora sotto sequestro. Gli uomini della polizia postale stanno cercando se ci siano altri studenti coinvolti. Difficile credere che il quindicenne non abbia condiviso i video dell'orrore con gli amici. Forse semplicemente per vantarsi, forse per sfuggire alla noia del lockdown. Questo ha contribuito tantissimo al fatto di essere catapultati dentro al digitale. Quindi se il giovane della generazione Z, quindi è cresciuto tra digitale e reale, adesso gli mancava tutta la parte reale. Ed ora torniamo indietro di qualche giorno, ripercorriamo alcuni fatti accaduti in settimana, si è parlato anche delle grandi opere di questo decreto per il rilancio, per la semplificazione che sbloccherà anche grandi opere in Veneto, per esempio la Pedemontana, la TAV, il Mose. Sentiamo. Agile, moderna, competitiva, e questa è l'Italia che sogna il Premier. Per ora è solo un sogno che per diventare realtà ha bisogno di un netto cambio di marcia e il cambiamento passa anche per il Veneto. Completamento del Mose, l'alta velocità nel tratto Brescia-Verone, Venezia-Trieste e i fondi per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il Premier cita queste grandi opere tra quelle che si sbloccheranno grazie al decreto semplificazione. Sul piatto oltre 5 miliardi di euro solo per l'alta velocità. In Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia Veloce che sono state individuate specificamente dal Ministero, dal MIT, Ministero per le Infrastrutture. A queste aggiungiamo anche le opere per Cortina, quelle di competenza di altri ministeri, sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri, polizia. Con la nuova norma non ci saranno gare d'appalto per opere sotto i 150.000 euro, mentre fino alla soglia dei 5 milioni non ci sarà il bando e la gara sarà negoziata con un numero definito di imprese invitate. E ancora, sopra i 5 milioni la regola resta la gara, ma con un'abbreviazione dei termini, a meno che ci sia la causale Covid, cioè si tratti di un'opera legata all'emergenza sanitaria e in questo caso si procede con la procedura negoziata e gli inviti. Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l'Italia in questo momento ha bisogno. Siamo in un'emergenza ed è chiaro che questo decreto è la premessa necessaria per il rilancio del Paese, per renderlo finalmente più agile, più moderno, più competitivo.
In realtà il decreto semplificazioni, teoricamente calato ieri notte dal governo, è tutt'altro che chiuso. Il provvedimento, dopo oltre 4 ore di confronto in Consiglio dei Ministri, è stato approvato salvo intese. I nodi principali, assicura Palazzo Chigi, sono stati sciolti, ma ora si attende la pubblicazione in Gazzetta del testo definitivo. Come dire, il braccio di ferro anche all'interno della stessa maggioranza continua. E a proposito di Mose, l'opera sarà terminata entro il 2021, lo ha assicurato il Premier Conte. Presenti anche altri esponenti di governo, c'era il sindaco di Venezia Brugnaro, c'era il governatore Zaia, anche se piuttosto defilato. In laguna, intanto, in acqua è stata una vera e propria battaglia navale, quella ingaggiata dai attivisti no Mose contro la polizia. Il servizio. Nella control room del Mose c'è mezzo governo. Assieme al Premier, i ministri D'Incà, De Micheli, Lamorgese e tutti i sottosegretari veneti. C'è la commissaria con il sindaco Brugnaro. Defilato il governatore che evita microfoni e telecamere, scambia qualche parola con il Premier e poi se ne va per primo. A distanza ci sono gli attivisti no Mose che ingaggiano la loro consueta battaglia navale con le forze dell'ordine che non vogliono farli avvicinare le dighe. Nel suo discorso il Premier si rivolge anche a loro, spiega che gli oppositori vanno ascoltati, ma poi taglia corto perché il Mose non si può fermare ormai. Per il Premier oggi non c'è nulla da festeggiare e il governo non è in passerella in laguna. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test, perché il governo, come ha già fatto e è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Sulla gestione del Mose è la ministra Paola De Micheli a spiegare che il consorzio resterà commissariato. Il tema del commissario è che il consorzio rimarrà commissariato fino a che non entrerà in vigore la norma che stiamo predisponendo in queste ore, di cui ha parlato il Presidente, che è la norma che definisce la struttura e il finanziamento della gestione non solo del Mose, ma di tutto il sistema della laguna. Il Mose sarà finito entro il 2021, ma le paratoie potranno alzarsi già in autunno, solo in caso di emergenza, per evitare il disastro dell'acqua grande dello scorso novembre. È Luigi Brugnaro l'unico amministratore locale a prendere la parola. Il sindaco di Venezia depone l'ascia di guerra nei confronti del governo e mette sul piatto le altre ferite aperte di Venezia. E allora dico, qui c'è il presidente Zaia, c'è il ministro De Micheli, ci sono ancora delle partite aperte, spero, io do la mia disponibilità perché possono essere affrontate. Penso alle navi da crociera che per noi sono veramente un punto importante. Il Mose deve ancora entrare in funzione, ma il cerimoniale prevede anche una benedizione per scongiurare altri ritardi e anche una sorta di richiesta di protezione della città. Parliamo adesso di un'altra grande opera della Pedemontana, una superstrada. C'è una buona novità per quanto riguarda l'innesto tra la A4 e la Pedemontana. Entro settembre saranno percorribili nella zona di Montecchio le due complenari. Si riduce ad un anno e mezzo lo sfasamento di due opere strategiche, la superstrada Pedemontana, compreso il tunnel di Malo, e il nuovo casello della A4 di Montecchio Maggiore. È una delle novità che riguardano la città castellana. Se fino a qualche mese fa si parlava di uno sfasamento di 3 mesi per il completamento delle opere, adesso si registra un'accelerazione grazie agli accordi tra Autostrada e RFI. Naturalmente avremo però un periodo transitorio che è stato calcolato di circa un anno e mezzo in cui avremo Pedemontana aperta completamente, quindi anche col tunnel di Malo, e non sarà ancora completato invece il nuovo casello della A4. Questo creerà dei grandi problemi. Il nodo di Montecchio è uno dei punti critici individuati dalla Regione. Non a caso è stato annunciato un tavolo tecnico specifico nel quale analizzare i flussi futuri di un traffico in aumento, soprattutto sul fronte dei mezzi pesanti che attraversano i vari settori produttivi di diverse province. Trovare soluzioni transitorie da adottare nel periodo tra apertura della Pedemontana e completamento del nuovo casello con l'innesto della superstrada è quanto mai urgente, insiste il sindaco Gianfranco Trapula. Noi come Montecchio abbiamo anche avvisato, abbiamo avvertito le categorie economiche, quindi faremo in modo che a questo tavolo siano partecipi anche le categorie economiche e anche i comuni limitrofi.
Buone notizie poi sul fronte del tratto Montecchiano della Pedemontana. La nuova rotatoria tra tangenziale e strada regionale 11 sarà aperta entro fine luglio e con essa saranno aperti anche i collegamenti diretti tra l'arteria 11 e la zona industriale, il che metterà fine alle lunghe deviazioni che sono oggi costretti a fare i mezzi diretti proprio nelle industrie. Infine, il resto delle complanari, sottopassi e sovrappassi saranno conclusi entro settembre. Ed ora parliamo di autonomia. In settimana è arrivato anche il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha detto si riparte con il percorso di autonomia, bisognerà fare degli accordi, difficile che il Veneto ottenga l'autonomia su tutte le 23 materie e tra pochi giorni, insomma, saranno 1000 giorni dall'esito del referendum di 3 anni fa, a Bassano del Grappa per protesta è stato sventolato il gonfalone, una bandiera di 300 metri quadri del Veneto, e è stato anche registrato un videoclip, vediamo. Abbiamo deciso di tirarlo di nuovo fuori dal cassetto per dire che i veneti sono tutti uniti in questa battaglia. È un drone a riprendere dall'altro il grande gonfalone con il leone di San Marco. Il simbolo del popolo veneto rivendica il referendum del 22 ottobre del 2017, dimenticato in un cassetto. Parte da Bassano l'iniziativa che ricorda un risultato importante per il Veneto, che 3 anni fa si recò alle urne per votare sull'autonomia. E abbiamo deciso di girare questo spot per dire che i veneti non si dimenticano, e quindi sono trascorsi 1000 giorni da un importantissimo referendum, e questo è per dire che noi non ci dimentichiamo del tema e che vogliamo che torni ad essere l'argomento della politica. I veneti hanno bisogno di risposte. Il 18 luglio saranno esattamente 1000 giorni dalla consultazione popolare e proprio il 18 luglio il video verrà divulgato sui social. Beh, sicuramente con l'autonomia avremo un futuro migliore per i nostri figli e anche per tutti noi. A partecipare al filmato decine di cittadini che hanno scelto di dar vita a quel gonfalone che riunisce uomini, donne e bambini. Sarebbe una cosa migliore per il Veneto, perché è una regione che lavora tanto come la Lombardia, così non mandiamo tutti i soldi a Roma. Restiamo nel bassanese, parliamo delle notti bianche che a causa del Covid non ci sono più a luglio, quindi non c'è più una tradizione che andava avanti da 10 anni. Per i commercianti incassi in picchiata anche del 30% il servizio. Da così a così e da così a così. I mercoledì sotto le stelle nel luglio bassanese non sono gli stessi degli ultimi 10 anni. I postumi dell'emergenza sanitaria hanno interrotto la tradizione delle notti bianche. Abbiamo continui messaggi sulla nostra pagina Facebook Bassano a Scoprire che ci chiedono informazioni e se verranno recuperate le date. Sfortunatamente a tutti dobbiamo dire che l'edizione salterà. Non solo locali e negozi aperti, erano anche musica, danza, spettacoli di strada a calamitare in centro storico decine di migliaia di persone. È un contorno, un'atmosfera unica che è difficile da ricreare. Tagliarne dei pezzi, riadattarla, sarebbe proprio togliere la natura stessa. Quindi abbiamo deciso di lasciare stare. Per i commercianti un sacrificio comunque doloroso in un'annata di per sé difficile. A livello economico purtroppo è una brutta batosta, perché era una delle serate più importanti dell'anno che ci dava una mano a mantenere le spese e portare avanti la nostra azienda. Si calcola di cali anche del 20-25%, dipende anche dalla categoria dell'esercizio, che possa essere pubblico esercizio o negozio. Oltre alla perdita di incasso delle serate, una perdita dell'espressione della città che poteva dare in queste serate, che ci veniva dopo dato ancora per i mesi successivi un rientro, di un ritorno di persone che in quelle serate avevano trovato una città così ospitale, così bella, così allegra, che faceva sì che la gente ritornasse. 5 super incassi in meno, ma nei bilanci giornalieri sono altre assenze a pesare, quelle dei turisti. Abbiamo lavorato tanto per far sì che Bassano diventi turistica ed attrarre maggior numero di persone, ora senza questa colonna portante i risultati si vedono.
Ed è stata anche la settimana in cui la Regione ha dettato le nuove linee guida, o meglio le procedure per quanto riguarda le scuole. Ci sono delle novità, a cominciare dal distanziamento, a cominciare dalla durata delle lezioni che saranno necessariamente più brevi, la possibilità anche di un ritorno alle lezioni a distanza per le classi superiori. È stato fatto un check-up di tutte le dimensioni delle classi, insomma il 20-30% delle classi non potrà contenere tutti gli studenti, e insomma ci sono anche delle perplessità e dei grossi dubbi da parte dei dirigenti scolastici. Sentiamo. Demolire muri, abbattere pareti e ricavare spazi in più. Il preside si trasforma in capocantiere perché la scuola al tempo del Covid è un sudoku dagli incastri rompicapo. Le 35 pagine di manuale per il rientro in classe il 14 settembre sono fitte di parametri, misurazioni, calcoli non facili da applicare. Sul tavolo di presidenza del liceo Quadri, 1600 alunni, tabelle e proiezioni. Noi abbiamo sostanzialmente 59 classi e ci mancano 12 aule. Le turnazioni con centinaia di ragazzi che si spostano ad ogni cambio d'ora non saranno più praticabili e quindi al Quadri si escogitano soluzioni d'emergenza. Chiedendo alla provincia un modesto lavoro di abbattimento del muro di tramezzo, del muretto di tramezzo, e si riesce a recuperare un'altra aula. Insomma, stiamo un po' raschiando il barile un po' tutti. Abbattere un tramezzo, installare divisori, da mesi al liceo Quadri si studiano varie possibilità. Tramezzi, questi divisori, questi spazi fonoassorbenti, in modo tale che in un spazio che noi andiamo a ricavare possiamo collocare 5-6 postazioni, ma che tra di loro non vadano a disturbarsi. Soluzioni tutte da inventare. Il preside sta facendo i conti anche con i fondi in cassa per nuovi acquisti strategici. Cercheremo di andare verso acquisti di queste sedie con la tavoletta, che sono un po' più pratiche, un po' più spicce, un po' più piccole. Secondo il sindacato SNALS, punto debole sono anche gli ingressi in orari differenziati. Se ha due figli, uno alle medie e uno alle elementari, uno inizia alle 8, l'altro inizia alle 10, dove li mettiamo i ragazzini se entrambi i genitori lavorano? E una volta in classe ci sono i ricambi d'aria, le finestre da aprire, le sanificazioni continue. E poi il problema è la pulizia, la sanificazione degli ambienti, con quale personale? Ben vengano una dotazione maggiore di collaboratori scolastici, per esempio. Dovremmo avere un incremento sicuramente del 20-30% solo sul personale ATA. E di fronte al rischio contagi, molti presidi rinunciano alla carica. Hanno espresso la volontà di rientrare nel ruolo dove erano prima, un po' più tranquillo, più sereno e meno responsabilità. Ed ora ci spostiamo invece a Belluno, fuori dall'ospedale, per raccontarvi di un'iniziativa organizzata dagli alpini di Salce, come ringraziamento a volontari e infermieri che in questi mesi sono stati particolarmente impegnati, loro gli eroi della corsia, impegnati in ospedale. Sentiamo. Grazie mille, prego. Ciao, grazie. Ciao. Un piccolo gesto per un grande grazie. Gli alpini del gruppo di Salce si sono messi a disposizione di infermieri e personale dell'ospedale San Martino di Belluno, nonché dei volontari di protezione civile impegnati nell'emergenza Covid, per offrire loro il panino alpino, il più tipico tra i crostini di montagna farcito con pastin, formaggio e peperoni, un modo semplice ma efficace per ringraziare tutti coloro che si sono spesi con professionalità e dedizione nell'assistenza ai malati in questi mesi difficili. Noi come volontari di protezione civile abbiamo affiancato medici e infermieri in questo periodo di emergenza. Abbiamo conosciuto persone che, oltre a essere bravi professionisti, sono anche persone di grande umanità. Per cui abbiamo pensato a questa iniziativa. Noi siamo, direi, specializzati sul pastin. Abbiamo pensato di portarla qui per un grande grazie a questi, ai medici e infermieri, a tutto il personale dell'USL e anche a tutti i volontari di protezione civile. Si sente la loro vicinanza in questo momento che abbiamo passato. Già ci avevano aiutato come protezione civile nel triage, quindi sono stati un grande aiuto. E con oggi si vede quanto grande sia il loro pensiero anche per noi in questo che abbiamo passato un brutto momento. Gli alpini fanno parte della nostra società, c'è poco da fare, e in questi momenti si vedono sempre il loro aiuto, grande aiuto che ci danno. Una gratitudine che si respira profondamente anche fuori dalle mura ospedaliere.
questo periodo secondo me ha fatto pensare tanto le persone e quindi abbiamo avuto tanta solidarietà anche da altri. La nostra richiesta all'USL per poter fare questa iniziativa è stata immediatamente accolta e ci hanno ringraziato, per cui abbiamo già una gratificazione all'idea che abbiamo avuto. Gli eroi della corsia, gli eroi del Covid, sarà dedicato anche un tratto del lungomare delle stelle, c'è anche una data per la cerimonia, sarà il 21 di agosto, esattamente 6 mesi dopo il 21 febbraio, quando a Vo cominciò tutto. Sentiamo. Un applauso liberatorio era il 30 maggio scorso, quando l'ultimo paziente fu dimesso dal Covid Hospital di Jesolo. Sul piazzale gli applausi, le braccia alzate al cielo di infermieri, medici e di tutto il personale che per 90 giorni aveva combattuto in prima linea contro il coronavirus. Turni di lavoro senza pause, riposi, ferie saltate, pazienti da assistire, familiari da consolare. Giorni difficili, settimane come mai era accaduto prima in corsia. Li hanno battezzati gli eroi del Covid e ora Jesolo vuole ricordarli intitolando un tratto del lungomare delle stelle. Saranno i metri di marciapiede a ridosso della spiaggia proprio di fronte all'ospedale di Jesolo. La cerimonia il 21 agosto, non una data a caso, esattamente 6 mesi dopo il primo caso di Vo, quando cominciò tutto. I protagonisti di questa parentesi della storia del nostro paese avranno così un riconoscimento accanto a altre figure come Andrea Bocelli, Sofia Loren, Alberto Sordi, Alex Del Piero, Federica Pellegrini, la Divina e Bebe Vio, l'ultima star a scoprire la targa con il suo nome nell'estate di 2 anni fa. Si chiamerà Lungomare degli operatori sanitari. Cittadini normali, dice il sindaco, che in qualche modo hanno fatto cose straordinarie combattendo un nemico subdolo e invisibile, permettendo di salvare vite e, laddove non possibile, di non lasciare che il virus vincesse sulla dignità delle persone malate. Ed ora la pagina di spettacoli, la pagina della cultura, perché è stato presentato anche il festival ridotto all'Arena di Verona. Si parte il 25 luglio con artisti tutti italiani in servizio. Avete sentito cos'è? Mamma mia. Avete sentito cos'è? Che acustica che ha questo anfiteatro! Si lascia andare ad un acuto, Cecilia Gasdia, quasi una liberazione per la nave ormai varata, quella di un festival areniano del tutto atipico nell'estate del coronavirus. 11 serate, la prima sabato 25 luglio con lo spettacolo Il cuore italiano della musica, 25 cantanti e 4 direttori d'orchestra, tutti italiani, sul palco centrale nell'anfiteatro, attorno al quale si potranno sistemare gli spettatori in posti tutti numerati sulla gradinata, senza sedile né schienale, divisi tra posti singoli e per congiunti, dal costo a salire da 49 a 149 euro in base alla vicinanza al palco. Madrina sarà Katia Ricciarelli, confermata la presenza della Presidente del Senato Casellati. E il 31 luglio si prosegue con il Requiem di Mozart, dedicato espressamente alle vittime del virus. Sono molto felice anche perché sarà difficile probabilmente rivedere Requiem di Mozart, perché comunque è una composizione breve, è Arena di Verona, anche quando fa un concerto durante le stagioni normali, fa sempre un programma magari un po' più lungo. Quindi grande gioia. La qualità artistica è altissima, perché è la stessa praticamente che sarebbe stata presente nella stagione 20, anzi alcuni si sono aggiunti, tipo anche l'Angela Gheorghiu, alcuni ancora si vogliono aggiungere, quindi non è detta ancora l'ultima parola, sono altri grandi artisti che vorrebbero venire a cantare anche un solo pezzo, vedremo. Bene, finora le prevendite, ma con una certa differenza tra le serate di gala e le altre, dall'omaggio a Wagner alle 4 stagioni vivaldiane alle 2 serate dedicate a Puccini. La chiusura è il 28 29 agosto con Placido Domingo. Anche per questo la capienza massima di 3.136 spettatori sarà aperta gradualmente a spicchi. Difficile immaginare per tutte le serate la copertura a 360 gradi attorno al palco. 2 iniziative puntano ad avvicinare i veronesi e a ringraziare gli operatori sanitari. Ai primi, Casa per Casa aggiungerà un voucher per assistere ad una delle opere al prezzo popolare di 34 euro. I secondi potranno acquistare 2 biglietti di terzo settore per una serata al prezzo simbolico di 10 euro.
Ed è partita invece la stagione anch'essa ridotta al Teatro La Fenice di Venezia con una novità dopo quasi 5 mesi di blocco, una dedica speciale ai medici e agli infermieri con il pubblico sul palco e la platea svuotata, e in platea ci sono andati gli strumentisti. Sentiamo. 300 persone con la consapevolezza di vivere un evento irripetibile hanno intrapreso il viaggio verso l'ennesima rinascita della Fenice, che mai prima del Covid-19 aveva subito un fermo di quasi 5 mesi. Per il pubblico più che dimezzato, la riapertura del teatro è stata una serata scandita da tappe simboliche, iniziate in Campo San Fantin al suono atavico delle percussioni. Mascherina, termoscanner, disinfettante e distanziamento. Il pubblico guadagna finalmente l'agognato teatro ed è lo spaesamento a prevalere, con un ribaltamento totale dei piani, il pubblico sul palco, gli artisti in platea. Il tutto avvolto dal calore del legno di abete, dall'abbraccio curvilineo di un'arca in viaggio verso la salvezza, verso il futuro. Eh sì, l'arca musicale, l'arca fatta di abete, perché le navi una volta le facevano con la quercia, ma questa invece è abete, perché l'abete è lo stesso legno col quale si fanno i violini, quindi l'arca è anche la musica che deve portarci lontano, che ci deve portare in un viaggio verso un mondo nuovo che dobbiamo scoprire con molta responsabilità e molta volontà. Brani di Monteverdi, Gabrieli e Bach, ma soprattutto la fanfara per l'uomo comune di Copland, affidati all'orchestra e coro del Teatro La Fenice, sotto la direzione di Claudio Marino Moretti, hanno accompagnato la dedica non solo ideale, rivolta a medici e infermieri, una 15ina di loro era presente in sala, che come Sandra Turbian si sono prodigati durante la pandemia, senza mai smettere di sognare la musica. Incredibile che Venezia e La Fenice ci dedichi questo momento. E questo era anche l'ultimo servizio, l'ultima notizia per quanto riguarda questa prima edizione. Buon proseguimento di giornata, il TG Veneto torna come ogni giorno alle 18. Arrivederci.